Piccole note sul teatro 1. La metodologia scientifica che ci porta a conoscere il teatro per i suoi fini preposti, per la sua valenza nella comunità che lo sostiene, quindi recitatio, repetitio, naturalis doctrina. Le premesse storiche che anticipano i concetti riguardanti il teatro servono a ricordarci che sia l'attività sensomotoria che i processi cognitivi nella loro interazione anatomo-fisiologica non sono altro che la macchina del teatro, il moto dinamico. E questa macchina, dobbiamo constatare, può pure incontrare qualche disturbo della ripetitività. L'esempio, per esempio, è la famosa filastrocca che i bambini, Moncevò, riportano in successione e che puntualmente arriverà distorta alla fine del giro. Anche di questo si parla nel libro. In questo senso dobbiamo immaginarci il cammino del teatro dalle origini a oggi. Tutto cambia, tutto si adegua ai tempi. Ancora, l'umorismo. Prima di diventare il comico satirico, l'umorismo era il vero percorso, la vera via che si perseguiva, la direzione, il senso giusto cui indirizzarsi, ed era quello il senso della felicità, del riso. E tutto questo era direzionato al ringraziamento che si faceva al sole e alla madre. Questo era il rito di una religiosità percepita maestra di vita, ossia la predisposizione che in quei tempi non era affatto inconscia, ma vissuta nella catarsi di quegli stessi segnali popolari, sociali, culturali, fatti di moralità e di un trasporto avvertito fisicamente, umorale, ormonale. Qui leggiamo pure il vero significato di umorismo, no? Il nascimento dall'humus, terra madre, sole da cui nasceva la vita, e non il senso del vano, della buffoneria, la distinzione dalla serietas serietatis, derivato di serius, serio, e che si invece militarizzava in un certo senso contro il riso e la felicità. Non che nell'aggettivazione seriosità si debbano cogliere quei segni di necessaria compostezza e rettitudine, anzi, se si dovesse qui esplorare tutta la semiotica inerente al comportamentale, non basterebbe un libro e figurarsi questo.